Siamo con il tecnico del Gubbio, Piero Braglia, per parlare di questa partita che la sua squadra ha vinto nettamente. Possiamo dire che è stata quasi la partita perfetta questa sera? La partita perfetta forse non ci sono mai. È stata una bella partita, interpretata bene dai ragazzi, sono stati bravi, e hanno fatto una partita di carattere, di cuore, di voglia, bisogna fargli complimenti. Avete atteso i primi 15-20 minuti, avete fatto giocare un po' il Pescara. Non poi... abbiamo atteso, sono stati loro che ci hanno messo lì. No. Nella nostra partita non era previsto che noi ci si doveva abbassare troppo, sono stati bravi loro, ci hanno costretto in quei 15 minuti. Infatti hanno battuto anche 3-4 angoli di seguito. Poi dopo siamo stati bravi a prendere campo, siamo stati bravi a accorciare di più nel mezzo del campo. E poi sono venute fuori anche le qualità di questi ragazzi. Ecco, 4 reti, un rigore sbagliato, qualche occasione sciupata. Questo Gubbio in casa è una macchina davvero incredibile. Non avete mai perso e avete conquistato 7 vittorie nelle ultime 8 gare. Gubbio fa sul serio. No, ma Gubbio deve fare il suo percorso. Il Gubbio è una squadra costruita per cercare di entrare nei playoff. E ora poi in questo momento stanno venendo fuori dei ragazzi, sta giocando 2003, 2002, 2001, perciò siamo anche contenti di questo perché veramente stanno facendo un grosso percorso. Questa sera non c'era Di Massimo squalificato, ha mandato in campo lei De Sogus, l'ex biancazzurra, ha sbagliato il rigore, poi ha segnato un gol. Conosceva questo giocatore, che ci può dire? No, è stato bravo il direttore Mignemi, che lo conosceva meglio di tutti, l'ha voluto in tutte le maniere, ci è riuscito. E noi ora vediamo di metterlo a posto perché ha delle qualità importanti anche lui. Si aspettava questo Pescara Braglia così dimesso questa sera? Probabilmente anche per i grandi meriti del Gubbio. Io troppo rispetto degli altri in generale, io non parlo mai delle squadre avversarie perché non è giusto che un allenatore che non conosce i propri problemi, già faccio fatica a capire la mia, figura se vuoi capire Pescara io. Grazie mister, buonasera.